Andiamo via. Finalmente, ragazzi, oggi facciamo qualcosa di diverso. Andiamo ad una conferenza Angular che è stata organizzata da qualcuno, non so chi sia, però andiamoci. Un evento a cui andrò con qualche altro mio amico, sempre programmatore, ovviamente gratuito, se no non ci andrei. E praticamente si parlerà di, ovviamente, Angular, ma in particolare di Service Worker e Firebase. Firebase è una piattaforma completa che permette agli sviluppatori di costruire, distribuire e sviluppare le loro applicazioni. Offre un database in tempo reale, l'autenticazione, l'archiviazione, l'hosting e altre funzionalità, il tutto gestito da questa unica piattaforma. Un service worker essenzialmente è un file JavaScript. Questo componente risulta essere molto utile in quanto è in grado di intercettare richieste dalla rete, salvare e ritrovare dati nella cache e inviare notifiche push all'utente. È quindi un componente fondamentale da implementare qualora si decidesse di voler sviluppare una progressive web application. Semaforo. Gira a destra su Viale delle Medaglie d'Oro. Ok. Quindi gira a destra su Via Gualtiero Serafino. Ok. Allora, sicuramente questo evento si dovrebbe svolgere presso la nota azienda engineering, diciamo zona EUR, piazzale dell'agricoltura. Sinceramente non so cosa aspettarmi, è la prima volta che vado ad una conferenza del genere. Troverò solo sviluppatori tutti bestiali, tutti forti. E fammi passare, ce la faccio a passare. Sì, la faccio passare. E ho questo presentimento che probabilmente quando sarò lì in mezzo mi sentirò uno di quelli più scarsi. Probabilmente penserò: ma cosa ci faccio qui in mezzo? Sicuramente me lo chiederò. Però vabbè, vediamo, sono veramente curioso. Signori, siamo arrivati. Quello dovrebbe essere il palazzone che ci ospiterà Engineering. A few hours later. Allora, devo dire, l'evento è stato molto carino, abbastanza interessante sicuramente per coloro che sono veramente appassionati e che lavorano soprattutto con Angular. Diciamo che l'evento è stato diviso in tre parti, ovvero che nella prima parte ci hanno mostrato una applicazione che hanno sviluppato loro durante il periodo di Natale. L'applicazione consisteva di avere un tot di utenti, facevano un'estrazione a caso per scegliere un vincitore. Hanno usato Firebase appunto per creare questa applicazione e quindi ci hanno voluto fare, ecco, una piccola immersion su di esso. E poi l'ultima parte ci hanno parlato di Service Worker. Diciamo che l'evento è durato un bel po', forse un'ora e mezza circa. Personalmente sono stati argomenti un po' leggermente avanzati per me. Di Firebase ci ho capito un po', Service Worker un po' di meno, complice anche un po' la stanchezza. Sono stato tutto il tempo in piedi, quindi stavo un po' morendo, però comunque è stato un evento carino. Mi piace questa idea, un'iniziativa molto carina per appunto riunire un po' di sviluppatori che lavorano o comunque sono appassionati di certe tecnologie, ed è pure anche un modo per fare networking. Infatti alla fine dell'evento c'è stato anche una specie di rinfresco, hanno offerto la pizza da bere, cosa che però a me non mi interessava. Infatti dopo la fine me ne sono andato subito, e per di più ho incontrato anche un vecchio ex collega, non me l'aspettavo, che lavora in quell'azienda in cui è stato ospitato questo evento, e in più anche un ex alunno di Lab for Training. E anche questa è una cosa che non mi aspettavo. Ci dovrebbero essere più iniziative di questo genere. Spero magari di partecipare un giorno a qualche conferenza, meetup, magari su React, su JavaScript. Boh, vi ringrazio per la visione, fate sempre bravi e noi ci vediamo al prossimo video. See ya!